Cambio di nome, cambio di società, cambio di tutto, primo anno da pallavolo, possiamo essere soddisfatti di questa società? Siamo soddisfatti di come si sta costruendo questa società. Ci sono molte cose che ovviamente vanno migliorate con l'andamento del tempo, però siamo molto soddisfatti fino adesso di quello che è stato svolto, quindi sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista professionale e in genere di quello che stiamo facendo come società. Mancava una squadra che si chiamasse Roma con la lupa, questa è stata una scelta mirata e perché? Francamente io quando sono entrato nel mondo della pallavolo, quindi all'inizio di questa stagione, sono rimasto stupito che mancasse a Roma una squadra che si chiamasse Roma, rappresentasse Roma, i colori giallorossi e soprattutto rappresentasse il comune di Roma, e quindi l'ho trovato qualcosa di incredibile e quindi ho scelto di cambiare denominazione alla squadra che avevo prima acquistato per farla diventare Roma. C'è un progetto a medio, a lungo termine? A quanto? Il progetto è assolutamente a lungo termine, prevede sicuramente di cercare di scalare le vette della prima squadra nel più breve tempo possibile e cercare di arrivare alle vette più alte, quindi non nascondiamo le nostre ambizioni. Vicino a questo c'è il progetto del settore giovanile, c'è il progetto di soprattutto portare avanti i ragazzi di Roma. Noi vogliamo che nella squadra di Roma giochino ragazzi di Roma, quindi questo è il progetto, quindi cercare di portare avanti i ragazzi romani per arrivare al punto in cui in una prima squadra di Serie 1 giochino soltanto ragazzi di Roma. E non ricominciare da zero, magari come fanno tante altre realtà, ma da una base solida, da un sostrato che viene appunto dai ragazzi e voi da lì siete ripartiti. Assolutamente, noi siamo partiti dal settore giovanile, siamo partiti dalle scuole volley d'eccellenza, questo è importante, creare una vera e propria academy per i ragazzi che fanno volley con l'intenzione di diventare professionisti del volley. Quindi nasce da questo l'Academy della Roma Volley per cercare di dare uno sprint maggiore a quei ragazzi che credono in questo. Per fare questo ci siamo affidati a tecnici preparati, tecnici che credono nel nostro progetto, a tutto uno staff formato da direttore sportivo, direttore generale, direttore tecnico ai massimi livelli. Per questo abbiamo anche nella prima squadra cercato di portare con noi un nome molto importante come tecnico per cercare proprio di fare in modo che il tecnico della prima squadra non sia solo il tecnico della prima squadra ma anche il responsabile degli altri tecnici delle altre squadre. Già l'ha detto in precedenza, il sogno è quello di arrivare ai massimi livelli, nel Lazio tante realtà, Latina 1-1, ci sono altre società di A2, sì. Manca però il nome di Roma, la massima categoria. Incredibilmente manca il nome di Roma, è un nome che comincia a mancare in molti sport, cercheremo noi di difendere il nome di Roma con un prestigio credo differente di quello che purtroppo è altri nomi. Bisogna trasmettere questo criterio, il fatto che giocare per la Roma Volley significa giocare per la propria città. Noi, il nostro claim è quello di dire gioca per la Roma Volley, quindi gioca per la tua città, tifa Roma Volley, tifa per la tua città. Roma Volley è Roma nel volley, quindi quello che vogliamo è questo, vogliamo diventare la prima squadra di Roma nel volley, non solo dal punto di vista sportivo in termini di costruzione di risultati, ma di costruzione di un bacino di volley puro che faccia in modo che i ragazzi si avvicinino al volley attraverso la Roma Volley nella maniera più efficace possibile dal punto di vista tecnico e come qualità della vita per essere uomini in un futuro. Primo anno è arrivato già un titolo provinciale molto importante, contate e puntate molto sul giovanile maschile e non solo. Assolutamente sì, questo era il nostro primo obiettivo della stagione, era quello di vincere il campionato provinciale Under 19, ci siamo riusciti ottenendo questo grandissimo risultato, era uno degli obiettivi della stagione ovviamente, perché per noi comunque il reparto giovanile è di estrema importanza, perché per costruire bene un progetto bisogna partire dalle basi e soprattutto dalle fondamenta. Le fondamenta sono le giovanili, avevamo un'ottima squadra che l'anno scorso ci è arrivata molto vicino, quest'anno ho fatto degli aggiustamenti anche con l'inserimento di nuovi ragazzi e siamo riusciti a portarla a termine. Stessa cosa seguirà per quanto riguarda il femminile, anche quest'anno abbiamo allargato un po' la cerchia del settore femminile, abbiamo dei piccoli gruppi che piano piano stanno crescendo, ci stiamo in qualche modo, stiamo facendo delle fidelizzazioni con altre società qui vicine, nostre amiche, per poter sviluppare insieme questo settore. Il nostro obiettivo è quello di
promuovere il progetto Roma Volley sia sul settore maschile sia sul settore femminile. La cosa importante, per far questo abbiamo necessità in qualche modo di poter creare una nostra struttura, una nostra casa, la nostra casa del volley. Abbiamo un progetto in cantiere, vedremo se riusciremo a portarlo già alla fine di quest'anno, all'inizio del prossimo, proprio per cercare di agglomerare tutto quello che gira intorno poi al nostro progetto, sia nel settore maschile che quello femminile. Abbiamo parlato diverse volte anche con il Presidente di identificazione, nome di Roma, i colori di Capitolini, la lupa, è importante per far avvicinare i giovani? Cioè assolutamente il brand. Sì, il grosso problema probabilmente c'è stato anche negli altri anni passati, comunque noi abbiamo degli esempi molto importanti prima di noi come la Piaggio Roma, come l'M Roma. La cosa probabilmente però che non ha funzionato, anche se hanno avuto ottimi risultati, è quello di dare una identificazione alle persone che praticano questo sport sotto un'unica veste. Noi abbiamo montato sul marchio, sul simbolo di Roma, proprio per dare a tutti i ragazzi la possibilità di identificarsi. Il nostro progetto prevede anche quello di poterci espandere oltre che da questo territorio in cui siamo oggi, poter creare dei poli sportivi nei 4 quadranti o 5 quadranti di Roma, dove tutti quanti si possono riconoscere sotto lo stesso marchio. Cioè, stiamo parlando di uno sport che in Italia è il secondo sport nazionale come iscritti e il primo sport nazionale come iscritti nel settore femminile. A Roma non può non esistere una realtà importante come già esistono quelle del calcio. Dobbiamo sfruttare questo, quindi probabilmente quello che prima di noi non ha funzionato probabilmente è quello di poter identificarsi nel proprio comune di nascita, soprattutto nel simbolo che è Roma, che è la lupa, come sono i colori giallorossi. Siamo con il direttore tecnico e il direttore sportivo, partiamo da Christian. Com'è strutturata nel dettaglio la società, i gruppi, il giovanile fino alla Serie B? Grazie Gianluca per questa domanda. In realtà quest'anno siamo cresciuti anche sui gruppi. Abbiamo fatto un primo gruppo di under 15, composto in realtà da ragazzi tutti molto giovani, qualcuno anche con 13 anni. Abbiamo consolidato l'under 17 e l'under 19. L'under 19 quest'anno ha dato molte soddisfazioni. Con lo stesso gruppo dell'Under 19 e qualche fuori quota, ma sono Under 20, facciamo anche insieme la prima divisione. Anche loro stanno andando molto bene, sono terzi e quarti in classifica, gruppo molto giovane, insomma, per arrivare appunto alla massima serie che abbiamo, la serie per 2 nazionale. E siamo abbastanza soddisfatti di questo percorso di crescita che abbiamo fatto, e proprio seguendo le indicazioni del Presidente e del General Manager. Siete comunque soddisfatti del cammino fin qui intrapreso? Cioè gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti? Come prosegue la strada di questa Roma Volley? E quello che ci siamo prefissati a giugno di l'altro anno in realtà è stato quasi rispettato, nel senso che partire anche in una nuova realtà non è mai così facile, insomma, e cambiare anche noi stessi la mentalità in una nuova realtà è stato complicato innanzitutto prima di noi, okay? Come nuovi anche dirigenti, io sono un nuovo dirigente, fino a poco tempo fa ero un giocatore, quindi non voglio assolutamente passare per la persona esperta, anzi mi fido anche di persone, chiedo consigli a quelli più esperti di me, e anche con Marco, il direttore tecnico, insomma è un continuo sentirci durante il giorno per cercare appunto anche noi di crescere e poi far crescere anche questi gruppi. Questi gruppi oggi, che è quasi giunto diciamo alla fine del loro percorso per quest'anno, manca un paio di mesi rispetto a settembre, e cominciamo a riscontrare cose positive anche dal mondo esterno, anche molto costruttive, e quindi pensiamo che quello che è fatto fino adesso lo stiamo facendo bene, ovviamente tutto è migliorabile, ci mancherebbe altro. Stando a Marco, prima allenatore, ora direttore tecnico, cambiata la tua figura, sono cambiati penso anche gli stimoli, hai diciamo investito su capacità, conoscenze tue, le hai messe al servizio della società, andando a prendere anche degli allenatori esperti.
Beh sì, diciamo che dopo tantissimi anni, quasi 25 di allenatore in prima persona, mi sono messo dall'altra parte della scrivania e ho scoperto una realtà che non pensavo, ma invece molto stimolante. Ovviamente all'inizio è un po' traumatico perché ti manca tutta l'adrenalina della partita, l'appuntamento quotidiano con i ragazzi, però è bello anche questo lavoro, soprattutto è bello creare quasi da nulla con questi colleghi che avete conosciuto, che comunque hanno tantissima passione, e finalmente riesco anche io a trasmettere a loro e ai miei allenatori, che li chiamo così, tutto quello che ho dato anche io. Ovviamente sono un giovanissimo direttore tecnico, perché come ero un giovane allenatore sono ancora più giovane come dirigente, però insomma un po' di esperienza ce la siamo fatta sul campo, quindi cerchiamo di unire le capacità, diciamo, le conoscenze pallavolistica, un po' di capacità organizzative, quelle che abbiamo, insomma. Per fare questo ci siamo dotati di una serie di allenatori che alcuni già avevamo in casa nella vecchia società, e qualcuno abbiamo preso da fuori, e parlo soprattutto di Mauro Butani, che oltre ad essere un caro amico è un giocatore conosciuto, un tecnico molto preparato. La realtà laziale sicuramente. Sì, assolutamente conosciutissimo. E abbiamo scoperto anche dal punto di vista anche umano grandi affinità. E ha fatto un ottimo lavoro fino adesso. Ti dico, la scegliere la mia squadra all'inizio è stato, c'era un po' di gelosia, no? Invece piano piano, anzi, vedo il suo lavoro e sono sempre più contento di aver fatto questa scelta sia per me che per lui. Poi c'è Flavio Rossino, che è il nostro storico della società, un ex giocatore che comunque ha seguito sempre l'andamento della società sulla parte giovanile ed è allenatore della squadra del 19, prima divisione, che ha fatto molto bene. Poi abbiamo Flavio Bocchi, che ha seguito l'Under 17 e adesso sta facendo anche insieme all'Under 15 il campo di terza divisione Under 17 con ottimi risultati. Diciamo, questo è il numero, poi abbiamo anche una parte femminile di cui magari se ne parla ancora poco, però è il primo anno che la facciamo veramente, c'è Fabio Pregnolato che sta facendo anche lui molto bene. Quindi ti dico, sono molto soddisfatto sia del gruppo che si è creato, sia dei ragazzi, e dei tecnici e dei colleghi in particolare. Stiamo ponendo le basi per fare qualcosa di molto grande. Società ha grandi ambizioni, come ha detto anche il presidente, e questo è un embrione da cui partiremo per arrivare chissà dove, poi lo scopriremo solo vivendo. Siamo con Mauro Butani, allenatore della Serie B, e Manuel Saltimbanco come secondo. Partiamo da Mauro. Campionato strano, nel senso che non ci sono promozioni, non ci sono playoff, però questa squadra sta regalando belle soddisfazioni perché è al secondo posto. Sì, campionato strano, senza promozioni, ma questo già lo sapevamo. Noi quest'anno abbiamo costruito una squadra eterogenea. Devo dire che il gruppo si sta comportando egregiamente, non è facile mantenere la concentrazione durante tutto l'arco dell'anno, nonostante non ci siano promozioni o altro. L'importante per la società era ed è ancora quello di fare bene il meglio possibile, e devo dire che ci stiamo riuscendo. Ma è una nuova esperienza, si ricomincia, nuova società, nuove ambizioni, te però rimani sempre lo stesso. Sotto certi aspetti sì, rimango sempre lo stesso, anche se devo dire che ho dovuto cambiare un po' la gestione. Dai grandi professionisti ai giovani inesperti, adesso ho una squadra mista che comunque ha le proprie esigenze, è un gruppo diverso che all'inizio ha dovuto integrarsi e quindi anche io ho dovuto adattarmi alla loro gestione, sia tecnica che tattica, soprattutto la gestione del gruppo. Che campionato è quello di Serie B? È un campionato non facile. Io l'ho conosciuto più da giocatore e soltanto adesso lo sto conoscendo meglio da allenatore. E devo dire che comunque è stimolante perché ci sono giovani interessanti, ci sono ragazzi che fanno la Serie B già da tempo, e averli come compagni di squadra una volta era un conto, adesso gestirli è tutt'altra cosa. Senti, è un gruppo eterogeneo, no? Alcuni giovani, altri di esperienza, come hai nominato tu, ovviamente comunque io e Postiglione. È
compito questo tuo integrarli non solo dal punto di vista tecnico, tattico, ma anche caratteriale? Diciamo che insieme a Manuel abbiamo fatto un gran lavoro. Devo dire che il gruppo è migliorato da tutti i punti di vista rispetto all'inizio dell'anno, di questo ne siamo felici. Già prima ti dicevo che la società ha voluto creare questo gruppo come base da quello dell'anno scorso, però è comunque un punto di partenza per quello che sarà poi gli anni venturi. Manuel, chiedo anche le sue idee su questo gruppo e poi come sta trovando nella gestione tecnica con Mauro. Beh, iniziamo dalla fine. Lavorare con Mauro è sicuramente un piacere e è una scoperta ogni giorno. Ci siamo trovati, penso, abbastanza bene sin da subito e stiamo proseguendo con la nostra filosofia, che è la filosofia che ci accomuna, che il lavoro paga sempre. E mentre il gruppo è un gruppo sì, eterogeneo, nasce da un gruppo storico che aveva già fatto la Serie B qui negli anni precedenti, integrato da alcuni giovanili appunto, tipo Simone Carlini e Davide Borracino, e integrato da altri ragazzi che vengono fuori, che hanno già esperienza, più o meno, ad esempio come l'ho posto Nunzio Tozzi. Non è stato facile integrarli all'inizio, ma come ho detto prima, il lavoro paga. Faccio l'ultima domanda quanto riguarda anche la parte tecnica legata alla società. Il Presidente parla di un progetto a lungo termine. Sentite voi questo, diciamo, le sue parole che da qui vanno verso, non so, lidi magari sempre più grandi. Rispondo io. Le sue parole le ascoltiamo dall'inizio dell'anno e questo non sono altro che uno stimolo per noi, tanto per dimostrare quello che valiamo, poi per queste aspettative, per comunque far parte comunque di un progetto importante che qui a Roma sappiamo tutti che manca, sì, diciamo così. Che manca, diciamo così, però le basi ci sono. Ci sono. Manuel, lascio anche a te la risposta su questa. No, noi la progettualità la sentiamo e la viviamo ogni giorno e cerchiamo di conviverci e lavorare giorno dopo giorno per migliorarci sia nel breve che nel medio periodo.